Manca poco al programma di televendita. Ora che ci penso, quello che ho piantato sul tetto dovrebbe essere pronto. Andiamo a vederlo allora. Prima di tutto, vediamo Tanaka, che è da tanto che non lo vediamo. Quindi vediamo che cosa vende oggi. Il set di mais stagionale. Che estate sarebbe senza il dolce mais? Iniziamo con 3 Takono e ne riceverete ben 3. Un oggetto che vi consigliamo caldamente. Oh santo cielo, che meraviglia. Ma aspettate, non è tutto. Speravo mi avrebbe dato la piantina più che altro. Ci aggiungiamo anche Maracacaono. Indovinate la quantità? 3. Sono i coni, il mais che potremmo piantare, non so dove, non so quando, ma ce l'ho già da lui a 14.000. No, grazie, sto bene così oggi. In teoria oggi è l'ultima volta con Maya. No, ci ho sperato, però tanto è festa, quindi volendo possiamo tranquillamente finirla tra oggi e domani, in teoria. In pratica vediamo. Comunque, nuovo messaggio, caro Phoenix, e guarda un po', appunto dicevo, Bunkichi e la bambina sono da finire durante quest'estate. Beh, la Mrola era utile, però l'abbiamo finita, quasi quasi vado a comprarne altra. Giusto per provare, quasi quasi al posto che passerei il tempo con Maya, lo passerei qua. Però qua c'è la possibilità che vada male o che vada bene, quindi non ne sono neanche sicuro. Vabbè, guarda, voglio provarci. Gioco online, vediamo. Dovrei pensare a Maya pescare una divinazione, vediamo come va. Ho pescato la divinazione e spero di rafforzare il mio legame. Sento il messaggio divino. Siano benedetti i credenti. Forse è andata bene. D'un tratto più in intimità con Mai, sento che il legame di con Mai si è rafforzato. L'Omikuji dice, la divinazione di oggi dice, oggi avrai magra sorte. Non avrai né fortuna né sfortuna in denaro. Ok. Ho trovato una moneta a 500 yen in tasca. Cioè, in pratica ci ho recuperato rispetto a quello che ho speso. Si sta facendo tardi. Allora, se domani Maya è disponibile e abbiamo recuperato, easy. Se domani Maya mi dice ancora non è pronta, torniamo indietro perché magari non ha funzionato l'Omikuji. E adesso la sera, a parte Tanaka che oggi per esempio non c'è, cosa c'è da fare? Io continuerei ad aumentare il sapere, sai? Per adesso punterei tutto al sapere per poter poi uscire con Mitsuru. Per adesso voglio puntare al sapere, che è probabilmente la statistica più difficile delle tre da aumentare per noi. Tutte le mie giornate inizieranno così, io davanti allo specchio che non faccio niente. Oggi inizia il viaggio. Oh no! Ho dimenticato che oggi partivamo. Vabbè dai, in ogni caso avremo recuperato con Maya, spero. Devo prepararmi. Cavolo, peccato, mi ero dimenticato di sta cosa. Che stupido. Senza anche un filo di musica. E lascialo in pace. Mitsuru è preoccupata, ovviamente. Ovviamente lei è preoccupata, ma scopriremo, secondo me, sotto sotto che cosa sta succedendo. Ehi là! Borghesia per gli ospiti. お帰りなさいませ、お嬢様。ecco。今日から短い間だが、よろしく頼む。はい。そちらは語学友の皆様ですね。コレギ。ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ。語学友。だ。 Anche lei è sorpresa. Cazzo, è ricca sfondata questa. Papà, eccolo. Madonna mia. Otosama. Bell'uomo comunque. Non me l'aspettavo, pirata. Hai. Otosama. Senpai no otosa? Che hakryoku. E teka kono atsui no ni suutsu? Per una volta Junpei è stato comunque, non ti dico lindo e pinto, però è stato cauto, non ha detto più del necessario, non ha fatto più del necessario.
Ecco, non dire queste cose a Junpei che sennò ti metti in disordine tutto. Cosa vuoi fare? Stare qua, scusami. Ma vai, io mi spoglio, vado in mare. Ecco, esatto, c'hai ragione, scusami. Ha ragione, siamo al mare, andiamo al mare. Punto. Senza stare qua a perderci in chiacchiere. Col gonfiabilino. Mi ricorda tantissimo. Lo so che è ovviamente la scena del mare, ma mi ricorda tantissimo la scena quando arriviamo con Yosuke in spiaggia, lui con la felpa e noi col costume. Beh, torna indietro e vai, scusami. Ne sei sicuro? Esatto. Ma lui pensa solo a quello, lascialo fare, scusami. Giochiamo a palla. Sentiamo. Provo a indovinare come si saranno vestiti. Allora, Yukari costume a due pezzi, Mitsuru costume a un pezzo, però di quelli eleganti, proprio fini. Mentre invece Fuka si mette un costume a un pezzo solo, però quello con i fronzoli, non ti dico da vecchia, però carino ma non troppo. Vediamo se ho indovinato. Ok, lei c'è pantaloncini, però ho indovinato. E si tira un pugno. No, un costume due pezzi, incredibile, Fuka. Esatto, non ho capito la domanda. Deficiente. Ho sbagliato tutte le predizioni oggi. Ho sbagliato tutte le predizioni, complimenti a me. Te la spalmo io se vuoi. Ecco appunto. Sanada. Beh, allora, se devo essere onesto, il mio interesse va da tutt'altra parte. Il mio interesse è fuori da questo giro di ragazze. Sì, ma togliti la maglia. Non puoi, vabbè, sì, puoi, però. Vabbè, tocca anche a me. Mi sento a disagio. Come se qualcuno mi stesse guardando. Siamo osservati, quindi. Qualcuno ci sta guardando, è una strana sensazione scomparsa. Hi! Ecco, partiti. Ah, così proprio, senza un filo di musica. Ehi, come va? Eh beh, certo. Oh, ma un filino di musica?
Che c'è qui? Chissà se questa legna è finita sulla spiaggia arrivando da lontano. Ora che ci penso, Elizabeth mi ha chiesto di... Oh, è vero. Che le faccia sentire l'oceano. Sarà felice se le porto questa legna? Ma direi di no. Cioè, potevi scegliere mille cose e hai scelto un pezzo di legno. C'è anche un granchio sotto i nostri piedi. Le onde che accarezzano la riva brillano e luccicano. Ora che ci penso, Elizabeth, qualcosa che sente l'oceano. Il granchietto che cammina sott'acqua, Elizabeth sarà felice se glielo porto. Ma povero, cioè, ci portiamo un granchio per due settimane sotto, dentro la tasca. E questo qua crepa magari anche. Guarda come siamo veloci a correre in acqua. Le porto anche le alghe. Le alghe condeggiano nell'acqua vicino ai piedi, forse Elizabeth piaceranno. Allora, sono sicuro che questa missione forse ha scelta multipla. La scelta giusta saranno le conchiglie, ovviamente. Una bella conchiglia dalla spiaggia, esatto. Però immagino che le altre scene saranno forse divertenti. Tanto è Elizabeth, voglio dire, cioè. Ma io posso andarmene in giro? Esatto. Certo che un filino di musica potevano anche mettercelo, eh. Minna tanoshiku yatteru yoda na. Beh sì. Kagekikan no keshiki wa karada ni doku da. Omae mo koko no keshiki wo nagamete. Hai ragione. Dovrei proprio riposarmi. Voi invece? Così all'improvviso, ma potevi farlo fin da subito. E potevi farlo mentre lo diceva, no? Ma allontanatevi, lasciatelo da solo, sto scemo. Anche affogare la gente con la testa sott'acqua, così... E si tira un calcio dritto in faccia. Ah, così basta, è finita. Purtroppo è così quando c'è l'amico scemo del gruppo. Non ha altre ambizioni nella vita quest'uomo. Uomo, poi. Ma quindi basta? Cioè, è un ombrellone. Sembra molto caldo dopo essere stato sotto il sole estivo. Grazie. C'è una barca ormeggiata al molo. Sarebbe bello remare in barca sull'oceano aperto. Beh certo, e disperdersi e non tornare mai più. Ma quindi, ora che ho parlato con tutti, residenza di Kirijo. Ah, già finito? Cioè, è già finita così? Non c'è una scena, non c'è nulla. Almeno in Persona 5 Strikers, quando siamo andati in spiaggia, non ce l'hanno fatta vedere. Però c'era la scena dell'anguria spaccata in due. Un peccato sta parte, non c'è niente. Abbiamo parlato con tutti, basta, possiamo andarcene. Allora, dopo. Un po' gnecca sta scena, Beh, una residenza di un certo livello questa, eh. Talmente di un certo livello che non metto neanche la musica. Pure. Non l'ho mangiato mai in vita mia, ma sto per morire. Esatto. Ma c'è qualcosa da fare in sto posto la sera o semplicemente... No, vado a parlare con mio padre. Ecco. Otosama. Esatto. Effettivamente. Se già lo dice anche lui, vuol dire che non era una roba da non dire. Passiamo già da questo termine. Ok. Ok, quindi c'è un altro gruppo. Nonostante l'aspetto, è un uomo di buoni principi, oggettivamente pensa al bene della situazione, non sta pensando a chissà quale magheggio strano. Complimenti. Sì.
それもしかりだ。旅行などにかこつけず、なぜ初めから直に私。Beh, loro volevano venire in spiaggia, quindi. 申し訳ありません。彼らを全員ここに集めろ。元より隠す意図などない。すべてを伝えるため準備をしてある。Complimenti, bravo. すべてを。連れてきた中に竹葉という少女がいるだろう。Lo sapevo che quindi il padre è rimasto coinvolto. 彼女が力に目覚めるとはもはや運命なのだ。お父様。Cacchio. Mitsuru から大体は聞いているな。あ、はい。Però io vi dirò tutto. さよう。すべては大人の我々の罪だ。私の命一つで贖えるのなら、とうにそうしていた。Però ora sei qua per rimediare. 君らを頼る他はない。父光悦が怪物の力を利用してまで作り出そうとしたもの。それは時を操る神技だ。ああ、addirittura。時を操る。言葉の通りさ、時の流れを操作し、障害も例外も全て起こる前に覗ける。Capisco questo, ma sono abbastanza sicuro che sia improbabile la riuscita. Cioè, nel senso, puoi controllare le ombre, ma le ombre non hanno un potere così esagerato. Va bene unirne tante, ma addirittura cambiare il corso del tempo solo col potere delle ombre? Cioè, noi abbiamo visto ombre, passatemi il termine, perché Yalbatoth alla fine era una grandissima ombra, controllare e manipolare il volere dell'uomo. Abbiamo visto divinità in Persona 4, che soggiogavano tutta quanta un'intera città con la nebbia. Abbiamo visto una persona che alla fine però le persone sono ombre che riesci a controllare, che ha manipolato un'intera realtà, ovvero quella di Maruki. Ma addirittura il tempo è una cosa molto più grande, e unire 12 ombre non penso che ti porti a quel risultato. Mirai o ino mama ni suru dougu to itte mo ii. Ma va? Sugei.野望のサイズがでかい。だが研究は父の指示によっておかしな方向へ進む。sentiamo qual era l'obiettivo。何かとても深い虚無感を胸の奥に持っていたようだ。OK、voleva la vita eterna。今にして思えば父の乱心はそれを打ち破るために始まったのかもしれん。君らが全てを知りたいと望むのは当然のことだ。Ti ringrazio della preoccupazione che ci dici tutto. Quale? Diapositive. Gemba ni ita kagakusha ni yotte nokosareta jiko no yosu o tsutaeru yuiitsu no eizo da. Meglio ancora. Eizo. Kono kiroku ga kokoro aru hito no me ni fureru koto o negaimasu. È il padre. Gotoshi wa imawashi shisou ni miirare kawatte shimatta. Kono jikken wa okonawareru beki ja nakatta. Mou mizou no higai ga nokoru no wa sakerarenai daro. Demo kou shinakereba sekai no subete ga hametsu shita kamoshirenai. Sekai no hametsu. Kono kiroku wo mite iru mono yo. Dare demo ii, yoku kiite hoshii.集めたシャドウは大半が爆発とともに近隣へ飛び散った。悪夢を終わらせるにはそれらを全て消し去るしかない。全て僕の責任だ。まだ全てを知っていたのに成功に目がくらみ、結局は後藤氏に従う道を選んでしまった。全て僕の責任だ。ああ、ma intende in senso lato, come è colpevole come tutti in quel senso. Era suo padre. Il padre, per fermare il tutto, ha fatto esplodere sostanzialmente l'esperimento. Otosama, kore wa kare wa Takeba Eiichiro, toji no shunin kenkyuin da.
実に有能な人物だった。immaginavo。彼を見出して利用し、こんな事件にまで追いやってしまったのは我々グループだ。栄一郎は霧城に取り殺されたも同然だ。まさか。つまり私のお父さんがやったってこと。影時間もタルタロスもたくさんの人が犠牲になったのも。sì, però non è colpa, non iniziare a pe... esatto, non pensare che sia colpa tua. Oi. じゃあいろいろ隠してたのって本当はこれが理由。私に気を使って隠してたってこと。No, ecco, l'ha presa male, l'ha presa nel modo sbagliato, già. だけどそれは違う。私はかわいそうとかやめてよ。 Ecco, l'ha già presa nel modo sbagliato. Ovviamente è arrabbiata, però non era questo il modo. Va bene, vado io, non ti preoccupare. Sì, 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 ci penso io, ovvio. Cosa vuoi andare, Junpei? Sumenai. Ci penso io, tranquilla, sono il capo. Zitto shinjite ta no ni. Konna no kitsui yo. Vabbè, ma allora io so che tu in questo momento sei ferita e hai praticamente perso l'immagine che avevi dell'uomo che amavi, ovvero tuo padre. Però non lo devi prendere nel modo sbagliato. Non l'ha fatto per distruggere, per causare danni e tutto il resto. L'ha fatto per fermare una cosa più grande. Oggettivamente capisco. Purtroppo il risultato è quello che è. Però non devi prenderla in questo modo, secondo me. Poi ognuno reagisce alle disgrazie nel modo che pensa sia giusto. Mi hai detto tante cose. Sì. Purtroppo ci sono arrivato quando ho letto la tua lettera. Ma ora sai la verità. Deve essere stata dura. Ma ne. Demo atashi zutto shinjite ta. Otousan wa waruku nai hazu da tte. Beh, in fondo è così, non è colpa sua. Chisai koro kara daisuki datta shi. Zettai warui koto suru youna hito ja nai tte. Ma oggettivamente è così. Haru goro ne. Tegami ga todoita no. 10年前のお父さんから家族へって笑っちゃった。ほとんど私のことしか書いてないんだもん。だから信じようって思ってたのに。ま、perché lui ti voleva bene, se l'ha fatto, purtroppo l'ha fatto per un motivo più grande. 怖かったけど、霧城グループのそばにいればお父さんのこと何かわかるかもって。In un modo o nell'altro è scoperto. Perché è colpa di tuo padre? Dai, su con la vita, ma sì, dai. Non è vero. Te lo ripeto, non è colpa tua, non è colpa sua. Ma no, è oggettivamente così, punto. Hai ottenuto la verità. Triste che sia, è la verità. Di Kirijo? Non è questione di essere una persona orribile. È questione, purtroppo, di vedere la realtà per quella che è. Tu hai perso tuo padre, lei ce l'ha ancora. Tuo padre ha fatto questo, suo padre è sopravvissuto. Non è colpa tua. Sono sentimenti che non puoi controllare, questi. Lo so, perché poi mi metto a piangere nel letto da solo. No, è per questo che vorrei conoscerti. Ho bisogno di fare amicizia.
がなくてわけわかんない。なんか怖くてもう全然わかんない。教えてよ、私これからどうしたらいいのかな。La risposta più probabile è dire continuiamo a combattere, però ecco appunto, non devi perdere le speranze, anche se onestamente non preoccuparti se non lo sai ora è normale come risposta, però non devi perdere le speranze. Shinjitsuzukero tte koto? Sugoi yo ne, kimi. Gomen ne, watashi no koto bakkari. Anata mo ryoushin nakushiteru no ne. E tra un po' di mesi perderò anche la vita. Watashi wa daijoubu. Demo anata to hanasete yokatta. Cosa volevi che facessi? Che ti lasciassi da solo? Tsurete koi tte senpai ni iwareta ndesho? No, l'avrei fatto anche io. Volevo solo aiutare. Kakkoii jan. Demo arigato. Confident? Oh, sta ridendo e gli occhi arrossati dalle lacrime. Cazzo. Abbracciala sembrerebbe un po' eccessivo, però dai, ci voglio provare. Non nel senso brutto della questione, proprio dai, voglio farla stare meglio. No! E ti pareva che non arrivava? Mattaku, osoi yo omae ra. E sei arrivato tu. Minna shinpai shiteru ze. Ma mo sugu kage jikan da shi. Modotte koi tte sa. Eccolo. Ah, sokka. Ah, pure ne... Oh, cazzo. Ore. Nanka omae ra. No, ha interrotto qualcosa. Però ho dato per scontato che l'ora buia fosse solo nella zona della scuola. Effettivamente potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere in tutto il mondo. Potrebbe essere visibile solo appunto a chi ha il potere. E non ci abbiamo mai fatto caso alla cosa. Sokka, kage-jikan te basho kankei nai da yo ne. Beh, quello è vero. Taku, attarimae da ro. Quindi ci siamo portati pure dietro le armi? Watashi sa, saikin omottan da. A che cosa? Persona tsukai wa chikara ni mezameru to kage jikan no taiken o wasurenaku naru. Sore tte chikara to hikikae ni me o somukerarenaku naru tte koto. Eh beh, quello è vero. Wasuretai genjitsu kara sa. Yaru shika nai nda yo ne. Eh sì. Da na. Yosha! Già, modoru ka. Se l'ha capito persino Junpei che deve essere fisso sull'obiettivo, possiamo capirlo tutti. Ancora qualcuno che ti guarda? Esatto. Ho deciso di tornare in me stesso. Mi chiedo se il padre di Kirijo resti cosciente durante l'ora buia. Kuki oishi. Konna shinrin-yoku nante Iwato-dai ja zettai dekinai desu yo ne. Quello è vero. Ma voi due state camminando in mezzo ai monti con i tacchi? Capisco lei che c'ha le ballerine, però la prossima volta venite in tailleur, scusami. So da kino no Junpei-kun nandaka yarashii hanashi bakkari de komochaimashita yo ne. Watashitachi dake de kite yokatta kamo. Ma ne. Stanno pensando a tutt'altro queste. Hai. Watashi desu. Matte kudasai. Speakerphone ni kirikaemasu. Chi è che parla? Ah, il preside. Haiki sarete umokanai hazu datta kikai ga katte ni tete itte shimatta nda. Cioè? Dou itta mono nan desu ka? Shadow igai da to katte ga chigau no de. Oh, ho già capito purtroppo perché per ovvie ragioni. Ho già capito per ovvie ragioni, ma quindi è qua che la troviamo. Ok, ok, interessante. No, non è proprio un carro armato. Ma poi, allora io capisco che oggettivamente la scena sarà quella che sarà perché ho già capito cos'è quest'arma. Però mettimi un filino almeno di musica di tensione per farti pensare, no? So,
あ、とにかくできるだけ早く当たってくれ。私もすぐに戻るから。えべ、arriviamo dai。もし目標が捕獲不能と判断される場合、破壊してもよろしいですか？non potrete, fidati。破壊はね。esatto。non potete proprio, fidati。マリって、そんなの本当に止められるんですか？ parlateci。とにかくやってもらうしかない。また後で連絡するよ。il carro armato。ダメです。みんな繋がりません。beh, siamo nel mare, voglio dire。まあいい。まずは我々の装備を取りに戻ろう。arriviamo lì con l'arco e il cacchio di stocco。島全体となると簡単じゃないな。ma。肝心な時にどこ行っちゃってんのよ。una domanda stupida, ma lei può far scansionare anche al di fuori dell'ora buia, cioè lei può attivare l'ombra in qualsiasi momento, la sua persona in qualsiasi momento? Eccoci qua. No, no, sono già via e siete voi che non avete il telefono. Io penso sempre al mio allenamento. Cioè? È il conto del caviale. Esatto. Dai, facci vedere. Ah, ok. Perché sono andato a guardare quel posto lì. Beh, ha ragione. Beh, però è esagerato. Dai. Ma demo, sareva ins. Daiji na no wa yaro dake de dou sun no. Festival della salsiccia allora. Genchi de romance. Atarashi deai shikan nai sho. Certo, come no. Tsumari nazukete. Yakushika in spiaggia. Avanture dai sakusen. Avanture. Nanpa demo suru no ka. Eccolo, bravo. Il problema è che sei tu che devi rimorchiare, mica lui. Ho già qualcuno a casa, non mi interessa. Ho già qualcuno a casa che mi interessa. Ecco, grazie. E tu sei inaffidabile. Va bene, rimorchio la prima ragazza che trovo. Ah, porca puttana. No, dai. Allora, quello c'è già la tipa. Ok, l'unico punto esclamativo è quello, quindi ipotizzo letteralmente che sia questo il punto dove andare. A parte, scusami, dov'era tutta sta gente ieri? Posso evitarli? まずは相手と共通の話題を探し出すのが有効なんだよね。だから最初は誰でも答えやすい無難な質問から、はい、これ鉄則。Ehi, come va? どこから来たのとか、海楽しんでるとかな、そういう大事ない質問で始めて、あとは会話のキャッチボールが重要なわけ。まず俺が声かけて気を引くからさ、お前が質問の切り出し役だな。Perché ste scene? Perché devono esistere sempre? Purtroppo mi ritrovo a fare da spalla, quindi vi state divertendo? Grazie, per favore.
そんなことを言わないで教えてよ。なんで君に教えなきゃいけないの？え、c'ha ragione。なんでって。c'ha ragione、Junpei、vai via。そんな冷たいこと言わないでよ。俺のどこが会話のキャッチボールなんだ？いや、これからっすよ、これから。お姉さんたち大学生ですか？それとも OL さん？あのさ、君たちまだ若いよね。高校生とか？ Ecco, viva la sincerità oppure no? 高校生が薬師魔Beh, mi spiace, ma noi siamo qua, quindi fottiti. なんかムカつくよね。ムカつくと言われてもな。たまたま友人の別荘がここにあって、招かれてるだけだからな。へえ、薬師魔に別荘。すごいじゃん、その友達。うちらは稼いだ自分のお金で遊んでるんだけどね。Eppure siete personaggi terziari addirittura。それは偉いっすね。別に偉かないけど。Visto che siete qua voi。君たち何の用かな？ Rimorchiare。Niente。はい、じゃあまたね。Grazie。見事な会話のキャッチボールだったな。かなり頑張ったじゃないですか。そんなこと言うなら真田さんが手本を見せてくださいよ。ma io penso solo agli allenamenti。 esatto。 だってこれ作戦なんでしょ。成功に向かって協力すんのが仲間ってもんじゃないんすか。porca。 一応筋は通っているか。 vabbè。 grande bella scena di Sanada ora。 お前よりはうまくやってやるさ。ところどころで質問を頼むぞ。試合のペースは俺が作ってる。 vai pure。 con chi dobbiamo parlare? con la bambina? meno male che non ci sono scene strane con i minori。 次なるお姉様たち見つけた。 beh questa c'è già il costume nero e i capelli neri。 già mi interessa di più dai。 nessuno le mena。 te sui tiri un pugno pam。 うるさい。 黙ってろ。 ねえねえノブコ、あの子こっち見てない？ ecco。 alla faccia della disinvoltura。 おしえ、よくそっから見えるね。 戦いのコングだ。 戦い。 いや、こんにちは。 突然で申し訳ないんですが、 ちょっと聞きたいことが。 siete libere stasera？ 何？連れの人とかいないんですか？連れの人？ナンパのつもり？ Sì, ci sta provando e anche male purtroppo。ナンパじゃないけど、ただもし暇なら話をしたいだけというか、思いがけない話題に出会ったりとか、お互いいい刺激になるかもしれない。Troppo avanti sei andato。だからそういうのをナンパ。Sei andato un po' troppo avanti, Sanada。今時海辺でナンパなんてキモいよ。いいじゃん、いいじゃん。どうせ暇なんだしさ。Ecco, ti pareva。Adesso ci usano。君らかっこいいし。たくのぶこったら。Vabbè, oh, se questa ci sta, perché no? 私たちいくつに見える？ Troppi, come noi? 君らと同じって、さすがに。Lo so, ma non volevo esagerare, dai. Pensavo fosse un complimento。まあまあ、いいじゃん。Esatto。やってくれてんでしょ？あのさ、私たち大学卒業して、ビエスティカッチって感じなわけ。え、quindi？ そうでしたか。それほど目上。まあ、シー、prova、チェキコ、dai。いや、それほど目上ってなると、大人の魅力全開みたいな。なんか若いのに口がうまいな、ほんと。君たちはいくつなの？abbastanza。正直に言っちゃうと、俺たち高校生っす。ne abbiamo abbastanza。自分は来年卒業ですか。うわ、なんかショック。だ。エトが一瞬。ma sì, no buco fatti il toy boy, vai。大体話題とか合わないと思うよ。私たちと話してても面白くないでしょ。purtroppo。non ho via di fuga。vabbè, sì, esatto。またまた。君たちにして面白い話なんてないな。
会社の上司の愚痴とか聞かせるよ。あ、めばベニッシモ。tanto。上司の愚痴ですか。場合によっては興味あります。なんか君嘘つけないタイプだね。無理しなくていいんだけど。Dai, però non ci hanno scaricato subito almeno. ちょっとよしえ、話の腰折らないでよ。興味あるって言うんだからそれでいいじゃんか。信子さん。いい加減誰かで構わないそのスタンス。ラベマラシャラファレヨシエ。ねえ、いいじゃん。こういうの久しぶりだ。Esatto, falla contenta che magari stasera trova da schiavare. 別荘戻ろうよ。あいつら待ってるよ。あ、あいつら。なあ、ecco allora。彼氏？おっとそっか。ごめんね。待ち合わせの時間になっちゃった。バイバイ。私たち別荘地で彼氏たちとバーベキューしてるから。よかったら来てね。Certo, come no. Vado a mangiare caviale stasera, guarda. しかし、真田さん、なんか俺たち、かっこ悪くないっすか？Perché tu invece hai fatto la figura dell'adulatore. しかし、お前もう全然活躍してないじゃん。E che vuoi da me? Io ho già a casa da rimorchiare. Io ho già dato. A casa c'ho già, quindi...Vedi di smetterla. Oh, e no, che palle. Si continua sta scena. Vabbè. Io sei Hitori. Imamade nai patan da na. Shui ni kareshi-san no kage nashi. Kondo koso ikerun janai suka? In Persona 4 c'era la scena dove dovevi rimorchiare i numeri di telefono e c'era una donna adulta che parlava solamente di cazzi da adulti e pensava che noi fossimo grandi più quanto lei e poi ci rimane male alla fine. Devo andare io? Cioè devo farla io sta scena? Ecco. Ara ara. Hitori desu ka?Ecco, ti pareva. D'accordo, mi te tava io. Anata tacci, sacchi cara non poste tate so. De, do datta no? Male, è quasi, è stato un fallimento totale, siamo onesti, va. Dato molto va. Anata tacci, onne gokuru ga wakatte nai mo. Questi due deficienti cosa crede che succede, dai. Boss-kun va.自分のことばっかりって感じ。え、ha ragione。のためにって発想が欠けてるんじゃない？コンプリメント。T シャツくんはクールだけど、女の扱いはまだまだ知らないって感じ。È vero？まあ、そうかもしれない。E su di me che cos'hai da dire？ていうか、なんかめんどくさそう。理屈っぽい感じで。髪のちょっと長い君は。Io sono un figo della paura. Non risparmiarti. Mysterious, teika. Ambivalence, te kanji kana. E quello è vero. Itteru imi, wakaru? Sì, hai voglia. Ah, kashikoi. Lo so. Yappa kimi ga ichiban konomi. Ecco. Tiè, fanculo voi due. Matte yo, onee-san. Nante jōdan. Atashi君も気に入っちゃったの。 Ecco, vuole fare una tresca in quattro. マジっすか？私のためになるから。Sentiamo. はい。それじゃあ、こっちで日焼け止め塗ってもらおうかしら。え？あ、そんな、いいっすか？ Perché ho paura succeda qualche puttanata ora? 日焼け止め、君の分もあるし。Perché ho paura che succeda qualche minchiata? Qua o saki ni ikasete moraimasu yo. Sore ni hora, kimi tachi mo issho ni dou? Ah. Ima nara o yasuku shite oku wa yo. Ho capito la puttanata. Ima no taiyō ga honmono janakute 1980 nendai ni boukoku ga uchiageta jinkō taiyō nano wa. Ah, ok, no, non ho capito niente allora. Ari?
esatto. この人工太陽の光には邪悪な波動が含まれてて、市販の日焼け止めだけだと体内のオーラが濁るの。Ok, no, inizialmente pensavo fosse una lavoratrice della notte nel giorno, però in realtà è una che vuole vendere la crema solare. È una che sta cercando. È Tanaka femmina questa. Ecco, appunto. Ma porca. Vai, Junpei, provaci. Peccato, era anche Caruccetta. Era Caruccetta, peccato. Non mi aspettavo il risvolto della vendita. Quello è vero, ha ragione. Il nostro, quindi è il suo. Però almeno ha spiaccicato due parole decenti, dai. Junpei e Kiko continuano a litigare. Tutti e due. Io ne ho già rimorchiate due a scuola. Cosa hai visto? La più bella ragazza del mondo, di la verità. Quella che ci sta guardando. Sì, è proprio la ragazza più bella del mondo. Aegis. Purtroppo lo so già, purtroppo. Sarebbe stato bello scoprirlo adesso, però vabbè, statuette, cose promozionali, ti rovinano un po' la sorpresa. Ma è ovvio che questo gioco è solo una remastered. Perché, ovvio, chi già conosce il gioco sa già tutto quello che sta per succedere qui. Non so se hai visto le mani e le gambine, però sono fatte probabilmente di metallo. sarebbe meglio. Leader, vai tu. Po! Ho perso. No, e che palle. No, che palle. No, sicuramente avremmo perso a prescindere, sicuro. C'ha anche le guanciotte rosse, Junpei, eh? Ah, no. Hitori? Ore... Junpei, tenda? Ah, Moshi hima shite tara, hanashi demo shine? Hitori yoka tanoshin janne kana? Hito o sagashite imasu. Se vuoi, sono io quel qualcuno. Anata dewa arimasen. Ecco, appunto. Ti pareva. Vai tu allora, mostraci quello che ci devi far vedere. Ecco appunto. Non preoccuparti, ci penso io. Inizia a menare, la prende per i capelli. Ehi là. Non sei quello che cerco. Ah, yeah. Fantastico.
È stata ancora più rapida. Cattana. Ha accettato la vittoria. Ha preso quello che ha preso lui. Fallo dietro questa roccia, per favore. Ecco. Mica piango per te, strozzo. Il successo di uno è il successo di tutti, quindi, cioè, se vinco io abbiamo vinto tutti e tre. Quando è che è diventata una roba di squadra? Vabbè, ci penso io. Vi vendicherò. Ehi! Cosa dovrei dirle? Ehi, piccola, ciao. Sono io la persona che cercavi. Stai buono, vai via. Non t'azzardare, Junpei, vai via. Ecco. Ha visto te. Sì, hai ragione, non è stata colpa mia, non mi interessa. Va bene, ci penso io. Vabbè, ho deciso di seguire la ragazza nella foresta. Ci penso io. La salverò, signorina bionda. Eccola. Mi ha fatto un po' ridere. Dovrei seguirla e chiarire il fraintendimento. Non c'è nessun fraintendimento, mica è colpa tua, eh. Dove sarà andata? Sembra un meme sta roba. Sembra Nezuko che corre via. Ti giuro che gli metto la musica di Kirby sotto adesso. Dovrei seguirla e chiarire il fraintendimento. Ho capito, ripetilo ancora una volta. Posso dire... Volevo solo guardare un secondo l'acqua con voi, scusatemi, eh. Sembra un foglio d'alluminio che scorre, porca miseria. Ok, sarà andata a destra oppure a sinistra? Ah no, è solo un albero, perfetto. Non la vedo. Chissà dove è nascosta. Ho perso di vista la ragazza. È la ragazza di prima, deve essere lei che mi osservava. Aspetta con pazienza. Facciamola avvicinare. Eri tu che mi guardavi. Beh, d'accordo. Oh. Nanda soria! Oh, che caruccetta! Che cosa carina! Sembra estremamente determinata. Che cacchio succede qui? Non avete notato nulla? Subito? Così? Ah, fantastico. Missione completata. Eccola lì l'arma. Yare yare. Sagashita yo. Katte ni detara dame daro, Aigis. Hai. Chiedo scusa. Carina come scena, mi è piaciuta un sacco questa. Ya, shinpai kakete sumanakatta ne. Mo daijoubu da. Ano, sensha o toka iu sakusen. L'abbiamo fatto, è lei. Ah, sore mo kanryou da kara. Aigis, kocchi e kinasai. Hai. Hai. Ecco. Boia, che bella che è lei. Kanojo no na wa Aigis. Mite no tori, kikai no otome da.
Ma quindi, lei è una macchina in tutto per tutto, nel senso proprio è un essere artificiale, non ha nulla di umano, neanche la faccia, quindi. Che figata! Hajimemashite, Aigis desu. Shadow Soto mokuteki ni kakeru. Carina come cosa. Kyozuke de minasan to tomo ni kodou suru de arimasu. Usso. Marude esatto. Shinjiraren. Konna kawaii no ni robot te. Nani kono tohoho. Perché non ne vedi le potenzialità tu? Shadow ga bousou shita toki no hoken toshite tai shadow heiki to iu no ga keikaku sarete ne. Ma va. Sono nakademo saigo ni tsukurareta ittai. Soshite yuiichi no ikinokuri nan da. Fammi indovinare, poi si scopre che non ne è rimasta una sola, più avanti, ovviamente. Tai shadow heiki. Toyukoto wa masaka persona o? Già. Hai. Persona kosho. Paradion o atsukaeru shiyou de arimasu. Ma mi chiedo se la sua persona sia, nel senso, passatemi il paragone, come quella di Sofia, che in realtà era solo una finta persona, che però poi quella di Sofia diventa reale. È una persona artificiale. Kanojo wa 10 nen mae no jissen de okega otte koko no kenkyūjō de kanri sarete itanda. Naze kesa ni natte kyū ni saikidou shita no ka imaichi hakkiri shinai nda. Perché mi ha trovato? Ma これから仲良くしてやってくれ。Lo spero anche io。精神が備わった対シャドウ兵器。Che bella però tra l'altro。すごいです。Posso studiarla。あのところでさ、ちょっと確認。Perché lo stavi abbracciando？あなたさっき抱きついてたよね。その彼を知ってるの？はい。私にとって。彼のそばにいることはとても大切であります。 OK, non sappiamo il motivo, ma voglio scoprirlo. 人物認識が完全じゃないのかもね。 Ma tua sorella è difettosa, lasciala fare. 寝ぼけてるってことかな。 そいつは興味深いぞ。 Stai zitto e lasciala fare. Mi può abbracciare quando vuole. 寝ぼけてるって。 Ma, それは後で考えると知ってた。 なあ、みんな知ってたかい？ Sentiamo. 実はここ。いろんなレジャー設備がずらり揃ってるんだよ。Mi immagino che strutture. プールバーに、あとカラオケなんかも完備らしい。Beh, forse possiamo sfruttare. 聞かせちゃおうかな、僕のメドレー。No. Forse possiamo sfruttare almeno le giornate, queste ultime due che ci sono rimaste, per almeno tirare su qualche punto, spero. Il terzo giorno di vacanza. E domani è l'ultimo, pensa. Però non è così, mi spiace. Ma no. Infatti si vede che si è distrutto. Ehi, ragazze. Ma lei può entrare in mare, giusto per capirci? Lo scarico da internet. Esatto, brava. Oh, chiediamo se lei può entrare. Esatto. Esatto, è quello che mi stavo chiedendo. Mi sto arrugginendo, aiuto. Ha ragione, cazzo. Una domanda stupida. Ma lei di che materiale è fatto? Nel senso, se si butta in mare, affonda, sta giù in piedi, può camminare o riesce a galleggiare? È una domanda stupidissima, ma in questo momento ha la priorità su tutto. Lasciala fare. Ma lasciala divertire. Ma scusami, lei è entrata con i pantaloncini e le scarpe? Anche lei, lei sta entrando con i tacchi. Questo col vestitone. Mi boia. Beh, meno male. Mi sto ancora riprendendo da stanotte.
俺の番って何をやってんだ。あぼ楽しそうでよかったよ。明日のことだけど帰りの船の時間は言ってあったよね。な、僕は多分先に港へ行っていると思う。朝早いから遅れないようにね。 OK、はい、ci vediamo là。 伝えておきます。beh non c'è detto l'orario però。 寮に帰ったらまたよろしく頼むよ。 mancano 15 giorni alla luna。 おーい真田さん、 venite qui。 やれやれ、俺たちも行くか。 andiamo allora。 ma水鉄砲ってそういう意味じゃない。lo sta ammazzando d'acqua。 Junpei kun, down desu。 Osso, kogeki chance。 Vai, ammazziamolo! Assalto! Ciao, time! Che questo giro non è un assalto da 4, è un assalto con tutti. Mi sono divertito a Yakushima con gli altri. Ora che c'è Aegis, le cose si fanno più, più animate. Quindi il matto aumenta. Quindi rango 5? Yes, perfetto. Bella sta scena. Bellissimo l'assalto, Dio mio. Oh, porca puttana.